preghiera di esorcismo di Leone XIII recitata da un sacerdote cattolico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invocazione a San Michele Arcangelo. Gloriosissimo Principe delle Celesti Milizie, Arcangelo San Michele, difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto degli uomini creati da Dio a sua immagine e somiglianza e riscattati con il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, dalla tirannia del demonio. Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo custode e patrono, e a te il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti. Prega dunque il Dio della pace per tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi, affinché non possa rendere schiavi gli uomini né recare danni alla Chiesa. Presenta l'Altissimo con le tue le nostre preghiere, perché discendano su di noi le sue divine misericordie. Incatena Satana e ricaccialo negli abissi da dove non possa più sedurre le anime. Amen. Preghiera di esorcismo, in nome di Gesù Cristo nostro Dio e Signore, e per l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, di San Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli, Pietro e Paolo e tutti i Santi, noi intraprendiamo la battaglia per respingere gli attacchi insidie del demonio. Dio si faccia avanti e i suoi nemici saranno dispersi, fuggono davanti a lui coloro che lo odiano. Ecco la croce del Signore, fuggite potenze nemiche. Vinse il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, che la tua misericordia, Signore, sia su di noi, come noi abbiamo sperato in te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Noi ti imponiamo di fuggire, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico infernale con tutte le tue legioni, riunioni e sette diaboliche, in nome e autorità di nostro Signore Gesù Cristo. Sii sradicato dalla Chiesa di Dio, allontanato dalle anime create, immagini di Dio e riscattate dal prezioso sangue del divino agnello. D'ora innanzi non ardire, perfido serpente, ingannare il genere umano, perseguitare la Chiesa di Dio e scuotere e trivellare come frumento gli eletti di Dio. Te lo comanda l'Altissimo Dio, al quale nella tua grande superbia presumi di essere simile. Te lo comanda Dio Padre, te lo comanda Dio Figlio, te lo comanda Dio Spirito Santo. Te lo comanda il Cristo, Verbo eterno di Dio fatto carne, che per la salvezza della nostra progenie perduta dalla tua gelosia si è umiliato e fatto obbediente fino alla morte. Te lo comanda la potente Vergine Maria, Madre di Dio, che dal primo istante della sua immacolata concezione, per la sua umiltà, ha schiacciato la tua testa orgogliosa. Te lo comanda il sangue dei martiri e la potente intercessione di tutti i santi. Dunque, dragone maledetto, ogni schiera diabolica, noi ti ordiniamo, per il Dio vivo, per il Dio vero, per il Dio santo, cessa di ingannare gli uomini, di propinare loro il veleno della dannazione eterna. Cessa di nuocere alla Chiesa, di mettere lacci alla sua libertà. Vattene, Satana, inventore e maestro di inganni, nemico della salvezza dell'uomo, nemico di Gesù Cristo, cedi il posto a Cristo, cedi il posto alla Chiesa che il Cristo ha acquistato con il suo sangue. Umiliati sotto la potente mano di Dio. Treme e fuggi l'invocazione che noi facciamo del santo e terribile nome di quel Gesù che fa tremare l'inferno, cui le virtù dei cieli, le potenze e le dominazioni sono sottomesse, che i cherubini e i serafini lodano incessantemente dicendo: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo. O Signore, ascolta la mia preghiera e il mio grido giunga a te. O Dio del cielo, Dio della terra, Dio degli angeli, Dio degli arcangeli, Dio dei patriarchi, Dio dei profeti, Dio degli apostoli, Dio dei martiri, Dio dei confessori, Dio dei vergini, Dio che ha il potere di donare la vita dopo la morte, il riposo dopo la fatica, giacché non vi è altro Dio lì fuori di te se non tu, creatore eterno di tutte le cose visibili e invisibili, umilmente ti supplichiamo di volerci liberare da ogni tirannia, laccio, inganno, infestazione degli spiriti infernali e di mantenercene sempre incolumi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.